Ciao a tutti amici miei di Uccendel, bentornati ad un nuovo episodio dedicato a Dark Souls 4. In questo episodio mi sono rotto le palle e voglio schiacciare gli inglesi perché sono gli ultimi rimasti. Possiamo chiudere la guerra con grande facilità se soltanto prendiamo il controllo qui di UK. Che cosa dobbiamo fare? Guardate, la faccio molto semplice. Produzione adesso di aerei, dove si trovano? La gomma la dobbiamo importare da tutti. Da chiunque abbia un po' di gomma e ne dobbiamo produrre tanta. E dobbiamo assegnarla a produzioni che siano soltanto di aeroplani e camion, perché ci servono pure quelli. Allora, sui camion avevamo messo un 8, va bene. Sugli aerei io adesso metto un 40 e vado ad abbassare la produzione di carri, vado ad abbassare la produzione di fucili, vado ad abbassare la produzione di artiglieria. E adesso dovrei averne, ecco, 39. Voglio avere una produzione massima di caccia, perché voglio vomitarli sui cieli dell'Inghilterra e lanciare i miei paracadutisti. È necessario farlo. E poi utilizzeremo Messe, che però al momento è impegnato in Grecia, in Attica per l'esattezza. E possiamo dichiarare guerra il 10 luglio, cioè fra un mese. Nel frattempo gli inglesi qui hanno fatto veramente, ci hanno fatto una brutta sorpresa. La Finlandia intanto si unisce agli alleati perché l'Unione Sovietica, come potete notare, ha dichiarato guerra alla Finlandia. Adesso sbarchiamo perché se ci prendono anche il porto di Bengasi siamo fottuti. E ne accettiamo, ovviamente, entriamo in guerra contro la Finlandia. Sono nemici del proletariato, giusto? Non ha un cazzo di senso. Portiamo gli aerei tutti, tranne quelli da trasporto, cazzo. Tutti tranne quelli da trasporto li portiamo in Africa. E adesso qua, cerchiamo di fare. Di fare una sacca sul nemico. Questi dobbiamo tenere fermi. Tenete duro. Qui a Bengasi potrei mettere dei transport, fa vedere. No, ben zero. Non male. Ok, allora prendiamone un po'. Prendo tutti. Prendo tutti e faccio supporto logistico, in modo che le unità che qui in mezzo riescano. E praticamente creiamo noi la sacca loro adesso. Ok. Crash the Mafia. Perché non l'ho mai fatta sta cosa? Perché non l'ho mai fatta? Perché avevo altre priorità e ho fatto un po' di cazzate. Allora, forse riusciamo a liberare Tobruk facile. Forse. E abbiamo fatto noi la sacca loro. Ok, sono tutti qua sul porto. Camicie rosse. Tutti quanti. Ok. Sì, li facciamo saltare alla grande. E dichiariamo guerra alla Grecia. Con i russi tutti. Avanzi. Iniziamo a fare anche un po' di supporto aereo. No! Fammi vedere. Ah no, il Canada. Siamo stati embargati dagli Stati Uniti. Avevo capito che erano già entrati in guerra. Sarebbe stata una brutta storia. Sarebbe stata una bruttissima storia questa. Miglioriamo l'equipaggiamento.
Guardate quante divisioni alleate adesso stiamo facendo saltare. Pam, 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 pam. I berrettini che saltano come se fossero delle molle. Ok, andiamo a migliorare molto presto il template dei nostri aerei. Allora, qua siamo riusciti a sfondare, abbiamo tagliato la Tessaglia dal resto della Grecia, quindi questo è perfetto, è molto buono. Adesso dobbiamo cercare di anche qui, circondare, passare le montagne ed arrivare ad Atene in fretta per farla capitolare, se no rimane libera. Niente, guardate che cazzo. Oh, piuttosto... Maledetti, infami. Allora, quante cazzo di divisioni ho qua? Ne si vanno tutti su Gobetti. Ok, si tiene praticamente le camicie rosse. Altro sbarco a Cagliari. Ok, no, non voi. Non voi, non voi, non voi, pezzi di merda. Non si capisce più un cazzo. Devo cercare di accerchiarli e fare danno. Cercare di accerchiarli e fare danno. Allora. Più sbarcano, meglio è per noi se riusciamo a tenerli. E a circondarli e a fargli del male. Più unità sbarcano meglio è, però non è facile. Qua comunque sono rimasti in pochi e fanno un po' cagare. Non è che riesco io adesso a sbarcare da Iaccio e prendere la Corsica così libero sta zona. No? Prendiamo Bengasi. Dritti, così gli togliamo il porto da dietro. Intanto Sidi Barrani abbiamo sfondato, allora verso l'Egitto stiamo andando avanti noi, che è positivissimo. Qui stiamo andando avanti noi. Fermi tutti, Civilian Factory ferme. Allora, raffinerie sintetiche come se non ci fosse un domani per il discorso della gomma, che al momento abbiamo un bel meno 23 e non va bene. Dottrina di esposizione, TF. Decisioni. Esortare l'eroismo. Guadagniamo supporto di guerra e poi facciamo il warpond appena possibile. Ragazzi, l'impressione è che quattro paracadutisti siano andati a dover essere stati uccisi. Che sia partita la missione in un momento in cui non me ne sono accorto. Però perché soltanto quattro? No, perché ho gli aerei da trasporto qua sotto. Cosa diavolo è successo agli altri quattro para? Gli altri due para? Ne avevo sei. Intanto che ero impegnato a non dire le parolacce mentre guardavo l'Africa, qualcosa deve essere successo. Merda. Non te lo devi andare a Bengasi. Ah no, fai così, vai sopra, che è più facile. Così qua facciamo saltare una divisione. Perfetto. Cerchiamo di arrivare a Deir el-Alamein da sud e poi circondiamo anche qua. Tanto guardate che in Sardegna stiamo andando bene.
E in Grecia stiamo andando bene. In Grecia stiamo andando benissimo. Andiamo ad Alexandroupolis. Andiamo avanti. Ecco, voi. Allora, questo confine con l'Albania al momento non lo utilizziamo. Voi state tutti qua e attivate l'attacco. Bene. La Grecia sta andando alla grande. Il Nord Africa sta girando molto meglio rispetto a prima. Ok, tanto abbiamo anche un po' di controllo aereo. No, secondo me si sono lanciati in qualche modo, non lo so. So che qui non ho più come dire, la difesa, ma va bene così, faccio tutto manuale per il momento. E questi dico andate ad Atene. Fate capitolare Atene. Stop. Merda. Casino. Rimanete fermi voi fermi e questi spingono indietro, qui cerchiamo di fare la sacca. Ok, nuovi caccia. Nuovi caccia, li produciamo subito. Andiamo al production e facciamo improved small e gli diamo come ruolo i fighter weapon, però questa volta con le Allora, air superiority interception. 2 heavy, 4 heavy, light, light. 4 heavy machine gun. Allora, questo dovrebbe bastare per volare. Andiamo a vedere le difese. Meno alluminio non mi interessa. Questo ha bisogno di più gomma, non possiamo permettercelo. Agilità ma più attacco, va bene. I 202 folgore adesso diventano i nostri nuovi aerei, non più i C207. Ok. Che continua a produrre. Ok, C202 folgore, abbiamo i nuovi caccia adesso con la nuova scocca, le nuove mitragliatrici pesanti e tutto quanto. Speriamo che funzioni. Qui adesso facciamo saltare a Marsa Matruh una truppa e poi qui ce ne abbiamo quattro, dovremmo essere in grado. Invece a sud, ragazzi, io pensavo di fare molto meglio, invece loro hanno ottenuto il controllo del porto di Bengasi e quindi, insomma, non è così semplice come sperassi, come speravo. Tu tieni bloccato, gli altri... Ehi, qua, vai qua. Benissimo. Adesso abbiamo le divisioni di Marines, iniziamo a reclutarle. Ah, ce l'ho già il reclutamento, perfetto. Più o meno. Sposto un po' di truppe a supportare perché sennò non ce la facciamo. Ok, qua noto, ahimè, che la Corsica non riesco a prenderla con grande facilità. La Grecia invece sta messa alla grande. Non è semplicemente prendere Atene adesso e forse scendere a Kalamata, scusate. Ok, qui allora, missione compiuta. Facciamo saltare queste 5 divisioni, ci blocchiamo davanti a Deir El-Alamein e cerchiamo di chiudere a Bengasi. Perché
Perché forse riusciamo a vincere. Forse riusciamo a vincere così. Abbiamo appena fatto saltare 5 divisioni loro e almeno 7-8 se riusciamo a chiudere anche questa zona. Hanno lasciato la main libera, la prendiamo. Ah, bene, bene, bene. Dai che chiudiamo. E la main è buona. È molto buona. Quindi queste divisioni vanno qua a difendersi. Tutte le altre. Voi qui. Voi qui. E adesso ci fermiamo. Merda! Cioè, vabbè. Cioè, vaffanculo nell'anima, veramente. Una volta che ne chiudi uno, questi te ne aprono altri due di fronte, maledetti. Maledettissimi. Ok. Anzi, tre, scusate. Non me ne ero accorto. Che infami. I tedeschi non stanno facendo un cazzo. I russi stanno invadendo la Finlandia. Ok. I tedeschi non stanno facendo nulla. In tutto questo si stanno grattando le aia, che sono le palle in tedesco, tecnicamente le uova. Va bene, non stanno facendo un cazzo i nostri nemici, amici. Io vado a prendere il Cairo se è così. Cioè, se questi non hanno niente qua, io prendo il Cairo e faccio saltare il porto di il canale di Suez, non me ne frega la mazza. Raga, se questi sono così scemi, io vado a fare saltare poi il canale di Suez. Niente, è persa, la Libia è persa. La Libia è persa, non riesco. Maledizione. Con tutti questi sbarchi. Una volta presa la Grecia, poi avremo molto di meglio da fare. Allora, Crush the Mafia è andato. Speriamo. Non ricordo neanche più dove fosse. Cioè, tutto il percorso comunista abbassa la stabilità. Cioè, questo è il bonus che guadagni. Che non funziona un cazzo e la gente è scontenta. Beh, comunismo reale 100%. Ma che merda. Niente, torniamo sul percorso italico con le tanchette, dai. Che merda totale. Prendi Suez, prendi Port Said, dai, non rompere i coglioni. Abbiamo preso il Cairo. Cioè, è una cosa che è cosa bellissima. Allora, qua siamo schiacciati come un bel panino. Se faccio cadere Tripoli, però può essere una buona idea. Sono pochi, eh. Ho preso molto territorio, ma sono molto pochi. Prendiamo Suez. Allora, è caduto il Cairo. Fammi vedere le decisioni. Oh, bisogna controllare Sinai. Devo controllare Sinai. Che è qua. Qua è Sinai. Guarda qua, la meccanizovaranaia, sgruppa, Soviet Union. I sovietici vengono a rompere i coglioni in Egitto. Che spettacolo. Ok. Ok. Li aggiro e attacco in modo da circondarli. Se li faccio saltare così forse è meglio. Forse ce la faccio così. Arrivano anche i russi con i carri adesso al Cairo. Allora, questo fronte
è buono. Questo fronte è buono. Questo fronte è buono. Tutto a posto, ok. Battaglia in Nord Africa, oh. Ma chi me l'ha fatto fare? Qui abbiamo forato, qui abbiamo forato, qui facciamo una sacca micidiale. Qua ce l'hanno fatta loro. Qua ragazzi ce l'hanno fatta loro ed è dura, è molto dura perché adesso dove ce li ho gli aerei da trasporto? Di qua. Vanno in Sicilia a fare la logistica su queste unità perché sennò muoiono in tempo, in 3 secondi. Buono, fermi tutti. Come? Cioè devo controllare tutto il Sinai, cazzo? Ma... che cazzo, ce l'ho tutto io il canale di Suez? E fatelo saltare in aria, boom boom boom. Non ci credo. Sinai tutto va preso. E prendiamo anche Sharm el Sheikh. Sarà utilissimo per far saltare Suez. Ok, qui saltano. Togliamo la pausa. Se riesco a tenere fermi questi carri. Se riesco a tenere fermi questi carri. Comunque adesso il canale di Suez è controllo nostro, Cioè la flotta italiana non ci passa. La flotta inglese non ci passa. E stanno arrivando i sovietici. Ragazzi, io inizio a pensare che forse riusciamo a tenere il controllo dell'Egitto senza far saltare Suez. E abbiamo il controllo del canale di Suez. Con tutti i vantaggi che ne derivano. Anche perché adesso vediamo che ci sono le divisioni di Stalin che stanno arrivando in Egitto. Non è male. Non è affatto male. È la Madonna che tempesta. Fronte in Grecia, Atene al 99%, Atene caduta, 98-99, Atene caduta, santa pazienza. Gain over 30 units of rubber from artificial resources. Ce l'abbiamo fatta ragazzi, ho sbloccato anche l'achievement, ma credo di aver chiuso un sacco di raffinerie sintetiche, ma ce ne serve veramente tanta di gomme, quindi dobbiamo continuare a costruirle per tenere attiva, la produzione di caccia. E vabbè. No, no, dai, ci sono i sovietici, ragazzi. Ci sono i sovietici che tengono il Cairo. Bello. Ok, qua abbiamo la prima piccola sacca. Le prossime arrivano immediatamente. Però vedete che l'altro lato è praticamente gran parte della Libia è distrutta e qui hanno distrutto completamente le nostre unità. Siamo fottuti. Atene è nostra. Atene è nostra, raga. Quanto manca a far capitolare la Grecia? No, poco. Allora, andiamo sulle spie prima di dimenticarci. Cryptology, ancora 260 giorni. Magari migliora un pochino la tecnologia. E io avevo molte spie che dovevano lavorare nel Regno Unito e le ho poi tolte per errore mio. Ok, adesso 5 spie nel Regno Unito. Opla. Non ho capito che cosa sia successo, però mi hanno applaudito, quindi grazie. Grazie.
Voglio ringraziare davvero tutti. Ok. Niente, abbiamo fatto uno swap. Noi abbiamo preso l'Egitto e loro hanno preso la Libia. Che bordello. Più o meno. Però abbiamo preso il porto di Bengasi. E quindi adesso loro sono senza rifornimenti. E si gode. Spingiamo per creare loro un fronte. E schiacciare tutti quelli che sono qui in mezzo e poi cerchiamo di spingere dall'altra parte con tutte le unità riunite. Ok. Che meraviglia. Ok. Non abbiamo caccia da mettere in deployment e a questo punto non voglio farmi abbattere gli aerei da trasporto. Visto che qui comunque dovrei avere abbastanza rifornimenti, va bene così. Ormai quasi 41, vado sulla linea di produzione migliorata. Abbiamo sfondato ad Argos. Qui Kalamata. Vediamo di tenere ferme le unità. Patras, eccetera. Ok, prendiamo il Peloponneso. Eh sì, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. È stata durissima, ma ce l'abbiamo fatta. Abbiamo difeso adesso Bengasi. Quindi la Libia non è ancora completamente persa, però dobbiamo ripristinare, come potete vedere, il fronte in una zona più consona. E un'altra sacca qui magari. Loro vogliono riprendere Suez a tutti i costi, ci sta, ma non sarà facile. Ok, miglioriamo anche i motori. Molto sugli aerei, va bene. E abbiamo i Marines. Allora, i Marines adesso mi vanno a prendere un River Attack di geloso, non è male. Ho dei generali che sono tutti al minimo storico, ok. Pacciardi, prendiamo lui. Di nuovo il tentativo di prendere Gibilterra, sperando che stavolta funzioni. E ora qui hanno 7, 8, 10, 12 divisioni del Nord Africa, che sono praticamente... Oh bene, la Finlandia è capitolata, sono praticamente la nostra mercé. E queste gliele azzeriamo ai nostri amici inglesi. Ok, si sono ripresi il Cairo, si sono ripresi Suez, avrei dovuto farlo saltare in aria, non dovevo fidarmi dei russi, questa è una lezione che la storia insegna sempre, ma io mi sono fidato, mai fidarsi dei russi, e abbiamo perso l'Egitto per colpa loro, perché pensavo che l'avrebbero tenuto. Merda, merda, totale. E adesso, chi cazzo è che ha il controllo di Suez? Gli inglesi hanno il controllo di Suez, ovviamente. Che merda, veramente, guarda, non ho parole. Si fanno anche saccare, cioè, veramente, l'ignoranza cosmica e totale. Per fortuna che qua, guardate, godo nel vedere queste divisioni che saltano e il fallimento nella presa di Bengasi, ormai è chiaro. E adesso mettiamo Govetti a difendere questa zona. Anzi, Govetti, vai completamente qui e riprenditi interamente l'Egitto. Perché dei russi non ci si fida mai. Mai. E nel gioco, nel gioco. Ma sì, ma che stiamo scherzando. Ok. Avanti, velocissimi. Chi manca qua, oltre a lei? C'è solo Gobetti qua. Non ci credo. Raga, uno è riuscito a paraclutarsi. A Plymouth.
Gli altri no. Ecco come ho perso quelli là. Se cadesse la Grecia, sarebbe ora. Sarebbe seriamente ora che cadesse la Grecia. Perché a sto punto i Marines non li porto più. Se prendo il controllo di Plymouth adesso, secondo me perdo. Secondo me perdo, però va bene. Adesso Heraklion, Kalamata è caduta. Quanto manca a farli capitolare? Oh, pochissimo. Bisogna prendere quest'isoletta di merda. No, anche Kalamata probabilmente. Con rispetto parlando, presa Kalamata dovrebbero stare allo 0%. 99 dice, ok. Ho dimenticato di bloccare. Bene. Ci fermiamo qua, ragazzi. Ci fermiamo qua. Ci diamo appuntamento nel prossimo episodio con questa unità di paracadutisti eroici che sta tenendo Plymouth, ma non si sa come andrà a finire. Io vi ringrazio per essere rimasti con me, come sempre vi chiedo di lasciare un pollicione in su e ci diamo appuntamento alla prossima.